Oggi sono a bordo di una Renault Clio 2 RS, prodotta dal 98 al 2005. Questo in particolare è del 2003. Monta un 2016 valvole aspirato da 172 cavalli e 200 Nm di coppia. 0 a 100 dichiarato in 7 secondi e 3 con una velocità massima pari a 220 km/h. Il peso, uno dei suoi punti di forza, è di 1110 kg con consumi pari a 12.7 km/l nel misto, che scendono a 5.7 nella guida sportiva. L'esemplare in prova oggi ha ben 440.000 km e vi anticipo già che ha ricevuto svariate modifiche che ne alzano la potenza a 192 cavalli. Il propulsore infatti è stato rifatto da poco e da soli 50.000 km è attivo, sostituito per vecchiaia ma non per necessità vera e propria. Monta diverse componenti motore della versione 182 con cam e cat cams e pistoni Vossner, filtro a pannello, nuova mappatura elettronica, limitatore alzato a 8.000 giri, mentre lo scarico, sempre della 182, ha un catalizzatore sportivo K-Tech, un centrale artigianale ed il finale Super Sprint. Spesa, tanta resa, sono veramente forti ste macchine qua. Cilindri che pulsa sotto il cofano è lo stesso 2 litri F4R che veniva equipaggiato sulla Clio Williams, eccezione fatta per la testata con variatore di fase e lato aspirazione e la potenza massima incrementata appunto a 172 cavalli, nonostante sia conosciuta come 169 cavalli e li abbia pure il libretto. Come da tradizione, la potenza è ben distribuita lungo tutto l'arco di coppia, che vola di serie fino ai 7200 giri, anche se il bello arriva dopo i 4500, quando cambia voce e inizia a spingere davvero. Fu rivisto niente meno che dalla Mechachrome, azienda che si occupava dei motori di Formula 1. È un manuale a 5 marce che ben si sposa con questo propulsore. La rapportatura è sufficientemente lunga per garantire una guida bella fluida senza dover cambiare costantemente. Vista anche l'età, si comporta molto bene, si imputa leggermente in scagliata in quarta, ma poca roba. La trazione anteriore in teoria è un difetto, in pratica permette di guidarla come se si stesse partecipando ad una tappa di un qualsivoglia rally. Larga sempre un po', ovviamente. Si può correre davvero con il pieno controllo del mezzo. La meccanica di questa Clio è un insieme di fattori che fanno sinceramente divertire il guidatore. Diretta erede della famosissima Clio Williams, prima serie nata nel lontano 1993 e prima segmento B a montare un 2 litri, riesce a migliorarla innanzitutto sul profilo della sicurezza passiva. Strutturalmente la seconda serie è un'auto tutta nuova, con scocca rinforzata soprattutto nella parte frontale, le traverse sono maggiorate, i longheroni sono in acciaio alto resistenziale, le barre nelle portiere e la traversa
traversa sul tetto sono state irrigidite. All'avantreno propone lo schema sospensioni di tipo MacPherson per ottimizzare il comfort e ridurre il rolling in curva, mentre il retrotreno, non più a ruote indipendenti con barre di torsione ma a ruote interconnesse con ponte flessibile ad H, guadagna ammortizzatori idraulici telescopici e barre anti-rolling. La 172 cavalli è stata prodotta in diverse varianti, indimenticabili gli Ragnotti in onore di Jean Ragnotti, pilota ufficiale Renault con 41 rally disputati, tra l'altro il primo a vincere con motore turbo, equipaggiata con cerchi Speedline da 16 di serie, verniciatura azzurra ed alleggerimento globale, dunque niente climatizzatore e fari secchi. Nel 2004 la potenza salì a 182 cavalli, grazie ad una nuova mappatura, aspirazione e alla variazione dei collettori di scarico da 4-in-1 a 4-2-1. La linea di scarico variava anche esteticamente, passando dal terminale singolo come questa a quelli doppi centrali. Si poteva avere anche con telaio capo. Clamorosa fu poi la versione che tutti conosciamo grazie a Gran Turismo, la Clio V6. Corpo vettura larghissimo con propulsore derivato dalla Laguna ammiraglia della casa. Fu una trovata commerciale non indifferente, prodotta nel 2000 con 230 cavalli la fase 1 ed aggiornata nel 2003 la fase 2 con 255 cavalli, 0 a 100 in 5 secondi e 8 e 245 all'ora di punta. Il motore in posizione posteriore centrale, a riprendere quanto già visto sulla Renault 5 Turbo, le ha resi un modello di nicchia talmente fuori dagli schemi da non avere concorrenti sul mercato. Le fu dedicato addirittura un campionato monomarca svolto tra il 99 e il 2001, roba davvero da altri tempi. Esteticamente, ahimè, meno aggressiva della prima serie, gode di una linea più semplice e tondeggiante. Le principali note sportive che differenziano le RS dalle Clio normali si trovano principalmente al frontale, con prese d'aria maggiorate e fendinebbia specifici. Lateralmente sono presenti delle minigonne, mentre al posteriore è installato un piccolo spoiler sopra il lunotto per aggiungere un tocco grintoso ad un design, come detto, abbastanza modesto. A vederla, insomma, paura non ne fa. Questa, per fortuna, è lo spoiler della V6 e un lip anteriore in carbonio che la rendono un po' più cattiva del normale. L'esemplare in prova oggi, come vi avevo anticipato, ha guadagnato potenza, ma non solo. Monta un assetto regolabile conico, molle HR, gomme semi-slick Nankang, cerchi Tora da 16 pollici, barre duomi sia all'anteriore che al posteriore e un impianto frenante con dischi Omni Competition con pastiglie sportive e tubi in treccia. Con questo setup la Clio 2 RS ha un'agilità spiazzante, salta da una curva all'altra con una rapidità degna di una sportiva di assoluto livello. Internamente è tanto sobria quanto all'esterno, decisamente meno racing della prima serie, è molto più elegante e confortevole se vogliamo. Le sedute sono ben profilate e rivestite in pelle Alcantara, materiale che si ritrova nelle portiere. Il logo Renault Sport sugli schienali dei sedili e lo strumento installato dal proprietario per leggere la temperatura dell'olio sono forse gli unici azzardi. Infatti la stessa abitabilità globale suggerisce un concetto di sportiva meno ruvido degli anni passati. Con un prezzo pari a 36 milioni e 200 mila lire, l'esclusività di essere costruita a Dieppe, ex stabilimento Alpine Renault, ed una buona dotazione di serie, anche la vernice metallizzata lo era, finì per essere una delle compatte sportive in voga nei primi anni del 2000. Oggi come oggi se ne trovano 6-7 mila euro, prezzo anche comprensibile qualora l'esemplare sia in buone condizioni. Auto come questa non ne fanno più, una sportiva figlia di una versione spartana e scorbutica che però gode di aggiornamenti sufficientemente moderni, quel compromesso che può accontentare ogni appassionato che vuole mettersene uno in garage per smanettarci. Sono felice di aver potuto apprezzare le doti della Clio 2 RS dopo aver preso per le corna la Clio 1008 Turbo. Mi ha permesso di comprenderla in maniera cronologicamente esatta. Ho potuto apprezzarne il carattere smussato ma ugualmente valido, come una maturazione positiva e fruttuosa. È divertente da guidare, poco impegnativa sia nei costi che nel mantenimento, occupa poco spazio, puoi maltrattarla senza grosse paranoie e sì,
non sarà un fulmine come certi piccoli missili di oggi che godono di cambi automatici fulminei, trazioni integrali e cazzi vari. Ma almeno sei tu al volante a fare la differenza. Su quanto manico metterci e a goderti il piacere di correrci.